Buon pomeriggio, gentili amici alla visione di Tele Galileo. Palla di Vittorio, dove è in programma la partita di semifinale di ritorno tra la formazione rosso-verde e la formazione del Montesilvano. È la Terana che batte il calcio di avvio. Maite, Taina, l'appoggia all'indietro per Maite, palla in profondità per Renatigna ancora. Renatigna fa fuori un avversario, Taina! Sbaglia Taina, buono il suo lavoro, perde palla però poi Troiano. Troiano ancora sale, limita l'area di rigore, il tiro deviato dalla Bisognin in angolo. 0-0 il punteggio. Santos, c'è Renata, il sinistro di Renata, la parata. Pallone giocato per Renata. Renata all'uno contro uno con Felipa, ci sono tre su di lei. Presto è entrata in campo al posto della Bisognin. Presto va al tiro, un rimpallo, palla sul fondo. Renata Maite, il laterale per la Bisognin, scambio con Maite, Bisognin, palla in fallo laterale. Mascia, Renata, si fa vedere Maite, Renata gioca con Maite, Maite cannonata per Neca, che questa volta non è riuscita a metterla dentro. Il laterale per Filippa Mendes, ancora Amparo, il tiro para Mascia. Pallone ancora per la Troiano, arriva la Nicoletti, Troiano proprio per la Nicoletti, il tiro ribattuto dalla Bisognin, palla all'indietro, Filippa Mendes, Nicoletti, ancora per Filippa, palla sul fondo, palla tra i piedi, palla sul destro, pallone giocato per Santos, Bisognin, Maite, il tiro, la palla per Renata, palla sul fondo, l'Amparo ancora, Domenichetti. Lo scambio tra le due, l'ex rossoverde avanza, cerca di andare sul fondo, evita Maite, ancora il tiro, il palo, la palla rimane lì, poi Bisognin mette in calcio d'angolo. Taina per Maite, Maite verticalizza, all'indietro, gran gol di Taina Santos, si scatena il palo di Vittorio, bordata di Taina Santos, sul passaggio all'indietro di Renatigna. Intelligente Renatigna, ma altrettanto brava Taina, che ha scaricato un destro violentissimo che si è staccato alle spalle della Sestari. 1-0 per la Ternana femminile. La Ternana femminile è in vantaggio grazie alla bordata al missile terra-aria di Taina Santos. Maite, Taina Santos, raddoppio di Taina Santos qui alla pala di Vittorio. È davvero un'atmosfera incredibile. 2-0 per la Ternana, doppietta di Taina Santos, servita a meraviglia da Maite Garcia. Troiano, Troiano per il numero 7 Amparo, le toglie il pallone Renata, Renata per Maite, il tiro e il terzo gol della Ternana con Maite Garcia. Gran numero anche di Maite, pallonetto in uscita, una sorta di cucchiaio in uscita sul portiere Sestari, e il risultato va sul 3-0 in favore della Ternana. Poi abbiamo la numero 21 Nicoletti, ancora Filippa, Silvetti va al tiro ribattuto da Maite, palla da Renata, va a terminare direttamente sul fondo con la porta praticamente libera. Nicoletti, palla in mezzo per Silvetti, pallone recuperato, recupera Amparo, pallone per la Santos, va a terminare sul fondo la Dallavilla. Dallavilla in profondità, l'uscita di Mascia, e Dallavilla va ad intercettare il tiro di Troiano. Scambio con la Presto, non riesce, a riparte la formazione del avversaria. Mascia, miracolo. Renata, Renata a sinistro, il tiro di poco fuori.
tutti in piedi alla palla di Vittorio ed è finita, gentili amici, alla visione di Tele Galileo. Si abbracciano le rossoverdi ed è finale scudetto, gentili amici, alla visione di Tele Galileo. È finale scudetto, aveva vinto all'andata, vince anche al ritorno la squadra di Federico Pellegrini. Meritatamente va ad affrontare la finalissima la squadra rossoverde, quindi vince e si porta in finale, dove andrà ad affrontare la squadra dell'Olympus, che ha eliminato il Sinnai. Si sta celebrando quindi anche questa vittoria qui alla palla di Vittorio. Gentili amici, all'ascolto della nostra emittente, è stata una partita che si è decisa proprio negli istanti del secondo tempo. A risentirci quindi per la finalissima, e vi prego di non mancare, perché ci sarà sicuramente da divertirsi, ci sarà forse anche da soffrire, ma ci sarà anche da divertirsi, vista la forza della squadra di Federico Pellegrini.